nostra azienda nasce nel 1996, quando ho finito il militare ho intrapreso ho preso in mano l'azienda dei genitori, dei nonni, e dove loro ormai lavoravano come integrazione al reddito. E grazie al primo insediamento e all'aiuto investimenti ho intrapreso questa attività, lavorando tradizionalmente con il mercato all'ingrosso e facendo ortaggi. Tant'è che nel 2007 è diventata una società agricola. Nel 2007 anche è nato l'idea, sull'onda della vendita diretta e del chilometro zero, di fare vendita diretta anche da noi. Noi da anni cercavamo di trovare delle macchine o comunque meccanizzare certe lavorazioni per abbassare ovviamente l'utilizzo di prodotti fitosanitari, in particolare i diserbi, visto che noi a livello disciplinare, soprattutto anche per quanto riguarda il carciofo e di Sant'Erasmo, non usiamo diserbanti, e le erbe infestanti comunque sono molto difficili da controllare. È fondamentale investire su nuove soluzioni, nuove tecniche, anche perché per quanto si voglia conservare l'ambiente e cercare di mantenere un metodo tradizionale nella coltivazione, dobbiamo sempre fare poi paragonarci al mondo che si sta evolvendo e anche tecnologicamente crescendo. Di conseguenza le nostre aziende devono cercare di adeguarsi e pur mantenendo il rapporto vivo con la terra devi cercare di migliorarti.